Ben ritrovati con la prima edizione della nostra rassegna stampa di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Movimento 5 Stelle, terremoto al vertice, Crimi e gli altri garanti contro Casaleggio. Scrive sul blog, dicono non è autorizzato, non ha ruoli. Lo scontro interno al movimento raggiunge il suo picco nel duello a distanza tra il gestore del blog delle Stelle e della piattaforma Rousseau e il comitato di garanzia di cui fa parte il capo politico reggente Crimi. Il figlio del fondatore aveva detto: se la linea è quella di trasformarci in un partito, me ne vado. Juve Napoli, la surreale non partita, l'arbitro manda tutti a casa. Agnelli dice: De Laurentiis ha chiesto il rinvio, ma noi seguiamo le regole. Dopo un'ora il direttore di gara ha dichiarato la partita conclusa. Presidente della Juve parla di anomalia. Si sono giocate partite con squadre che hanno avuto casi positivi nelle scorse settimane, insomma quello che il patron del Napoli aveva scritto alla Lega Calcio appunto per posticipare la gara. Lo stilista Kenzo morto per il coronavirus a Parigi, aveva 81 anni. Lo stilista giapponese Kenzo Tagata, meglio conosciuto come Kenzo, nome anche della sua casa di moda, è morto ieri a causa del coronavirus all'età di 81 anni. Ad annunciarlo in una nota un suo portavoce, spiegando che lo stilista è deceduto domenica 4 ottobre all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine vicino Parigi per il Covid-19. USA, il Covid cancella la campagna elettorale di Trump e la sua credibilità sul virus è la crisi politica più devastante degli ultimi decenni. Lo stop repentino alla campagna di Trump avviene nel momento per lui peggiore. Biden è avanti in tutti i sondaggi e fa emergere tutte le debolezze della linea repubblicana sul coronavirus: minimizzare l'emergenza, ridicolizzare le procedure di sicurezza e ricorrere a teorie complottiste per colpire i rivali. Il disprezzo per i deboli si può nascondere nel populismo e negli interessi economici dei potenti. La terza enciclica del Papa è la più politica. L'opera di Bergoglio, che ribadisce il no alle politiche contro i migranti, è una sintesi di questi 8 anni di pontificato. Il pontefice riflette a lungo sull'esigenza di una fraternità universale, anche alla luce della recente pandemia, che però, ribadisce, non è una sorta di castigo divino. Maltempo, trovati 5 cadaveri in Liguria tra i detriti a riva. Il sindaco di Sanremo dice forse dispersi francesi. Allerta in Emilia per il Po. Il primo corpo è stato avvistato da un poliziotto che stava facendo jogging. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia con la guardia costiera e il personale sanitario. Il secondo è stato rinvenuto a 20 miglia, mentre oltre confine è stato ritrovato morto il malgaro disperso dall'altro ieri. Ancora allerta gialla per maltempo in Piemonte, Liguria e Lazio e preoccupa il livello del Po, che è cresciuto di 6 metri. Passiamo alle notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, contagi record in Campania, 412 a ieri, nuovi positivi in 24 ore. La Regione Campania, attraverso la task force che sta affrontando l'emergenza Covid-19, ha reso noto il bollettino di ieri sui contagi nel territorio regionale. I positivi nelle ultime 24 ore sono 412, il numero record risultante appunto dall'analisi di 7.250 tamponi effettuati. In totale, così, i positivi dall'inizio dell'emergenza salgono a 14.337, riscontrati su un totale di 627.532 test. Rapinatore 17enne, rimane ucciso nell'intervento della polizia. Ma chi era Luigi Caiafa? Si chiamava Luigi Caiafa, il 17enne, che avrebbe compiuto 18 anni a dicembre, rimasto ucciso nel corso di una rapina all'alba di ieri tra Via Duomo e Via Marina. Una tragedia avvenuta alle 4:30 circa.
avvenuta dopo l'intervento di una pattuglia di falchi della polizia che aveva notato quando il ragazzo e il suo complice, mentre minacciava con un'arma che poi si è rivelata una replica, tre persone in un'auto. Il ragazzo era il figlio di Ciro Caiafa, in passato ritenuto elemento di spicco dei Mazzanti, terracciano del centro storico. Coronavirus, il pugno duro di De Luca, azioni forti contro gli assembramenti, ha detto. Si metteranno in campo nelle prossime ore azioni mirate in relazione ai fenomeni di assembramenti pericolosi e in relazione anche ai problemi relativi all'apertura dell'anno scolastico. E quanto ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale ha partecipato ad un incontro con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a Roma. Bene cari amici, termina qui questa prima edizione di oggi della Narsegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.